The New Stories. La tua informazione libera. Due bambine di soli 4 e 2 anni sono state trovate morte nella serata di ieri, domenica 17 marzo. Accanto a loro giaceva senza vita anche il padre, un uomo di 35 anni che aveva un ordine restrittivo attivo nei confronti dell'ex compagna e madre delle piccole vittime. La tragedia è avvenuta ad Albolodui, nei pressi di Almeria, in Spagna. La madre delle bambine, una giovane donna di 23 anni, ha lanciato l'allarme alle autorità dopo aver scoperto i corpi. Secondo fonti vicine alle indagini, la donna ha dichiarato agli agenti che l'ex compagno avrebbe organizzato l'avvelenamento delle bambine. Le indagini appena avviate stanno considerando l'ipotesi che il padre abbia avvelenato le due bimbe per poi suicidarsi. Si tratta di una famiglia di origini rumene, e la madre delle bambine si era separata dal compagno a causa dei maltrattamenti subiti, trasferendosi ad Albolodui con le figlie. Il regime di visita stabilito da una sentenza del Tribunale del marzo 2023 permetteva al padre di vedere le bambine solo il sabato e la domenica di ogni settimana. Nonostante le violenze subite, la madre aveva chiesto più volte di ritirare le misure restrittive nei confronti dell'ex compagno. Ma il tribunale aveva continuato con il caso su richiesta del procuratore. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.